Ok, ragazzi, finalmente il video dell'altra volta ha raggiunto i 10 mi piace e quindi sono andata da Daiso e ho fatto scorta di snack. Come vedete è tutto scritto in giapponese, quindi a me è incomprensibile. L'unica cosa che è tipo qui è questo anche. Hanno qualcosa che posso comprendere essendo nel nostro alfabeto occidentale, però non ho la più pallida idea di che cosa andrò a mangiare. Allora, andiamo con il primo, che è questo, che ha la dicitura anche comprensibile. Vi faccio vedere il packaging. Se qualcuno sa che cosa sto mangiando, me lo faccia sapere. Qui c'è Doraemon, solo che è grigio invece che azzurro. E qui c'è una pannocchia. Quindi penso che questo sappia di pannocchia o comunque al mais, gusto mais, qualcosa così. Speriamo bene. Assaggiamo. Questo è come si presenta, è praticamente un cilindro bucato al centro. Non so se si vedrà mai, ok? Si vede che è bucato. Non so nemmeno se mi piace, quindi assaggiamo. Non è male, si sente molto il sapore del mais, effettivamente. Poi non so che cosa ci siano, queste briciole verdi, ma meglio non fare domande. È buono, molto croccante anche. Quindi adesso lo metto da parte e ne assaggiamo un altro. Ok, secondo assaggio del video e andiamo con questo che è quello con una dicitura teriyaki. Poi non so, non l'ho mai provata la salsa teriyaki, quindi non ho la più pallida idea di che cosa sappia. Vi faccio vedere intanto il packaging. C'è sempre Doraemon con gli hamburger, qui c'è una scimmietta. Fatemi sapere se capite qualcosa. E adesso apriamo e assaggiamo. Anche questo è il solito cilindro con il buco in mezzo. E devo dire che sa tantissimo di pesce e la cosa non mi convince molto ad assaggiarlo perché a me il pesce non piace proprio. Infatti, cioè, è buono, cioè non è male, è croccante, però il fatto che non mi piace il pesce non è che me lo renda molto appetitoso. Quindi direi di passare subito al prossimo. Ok, terzo assaggio. Abbiamo questo. Questo non ho assolutamente la più pallida idea. C'è scritto boom e c'è un chimico. E sempre il solito Doraemon. Spero di non esplodere mangiandolo, anche perché mi preoccupa il fatto di non capire esattamente che cosa ci sia dentro, quindi adesso apriamo e assaggiamo. Anche questo, come gli altri due, è un cilindro. Questa volta è bello rosso. E spero non sia piccantissimo, perché sì, a me piccante piace, però non da bruciarmi tutta la bocca. Assaggiamo. Non è per niente piccante in realtà, ma sa tantissimo di pesce, nonostante non abbia l'odore del pesce, forse più dell'altro addirittura, quindi mi piace ancora meno. Stiamo andando dal primo che era abbastanza buono, ad uno che era decente, questo qui che è veramente schifoso, ho paura per il quarto adesso, quindi questo qui non so neanche se lo finirò. Magari gli darò un altro morso, poi vediamo. E ci vediamo con il prossimo assaggio. Ecco qui, quarto assaggio. Abbiamo questo, che anche questo un po' mi preoccupa. C'è un polpo che è un calamaro, non so cosa dovrebbe essere, che sta combattendo a box. Sta prendendo a pugni Doraemon qua. Qui ce n'è un altro, poi
Anche qui ovviamente io non so esattamente che cosa andrò a mangiare, non so, non ho la più pallida idea, quindi adesso apriamo e assaggiamo. Ecco, anche qui abbiamo il solito cilindro col buco al centro, non è molto invitante come colore, però vi dico che l'odore è quello della salsa di soia, quindi probabilmente è mangiabile, quindi assaggiamo. Effettivamente questo qui è buono, sa molto di salsa di soia e mi piace. Perlomeno non sono morta per il momento. Io direi che per questo video con questi quattro assaggi finisce qui. Se volete vedere il seguito con gli assaggi di questi quattro, vi invito a lasciare un bel po' di like, direi che possiamo arrivare almeno a 15 questa volta, visto che siamo arrivati a 10 sullo scorso video. E io adesso finisco gli assaggi che ho iniziato prima, magari comincio da quello un po' più schifoso e vado a finire con quelli un pochino più decenti. In descrizione trovate i link ai miei social, in particolare vi ricordo che uso soprattutto Facebook e Instagram. E sto cercando di usare anche di più Twitter. Mettete like al video se vi è piaciuto e anche se volete la seconda parte. Condividete il video in modo tale da farlo vedere anche ai vostri amici e commentatelo. Ciao!